Ragazzi, dei vlog perché mi sono rotto una mano, cioè in realtà un dito. È questa qua, vedete il pollice, non riesco a muoverlo, cioè riesco a muoverlo ma poco, ed è una lieve frattura, quindi posso dire mi sono rotto un dito. Diciamo a così. Da, oh, andiamo. E in questo momento sono a Cosenza, sto andando da un ortopedico per la mano rotta. Succedono tutte a me, incredibile, lasciate là. Non riesco manco a fare il simbolo dell'arco. Andiamo. In questo momento sono alla casa e devo aspettare. Raga, fatta visita, buona notizia per le visual. Devono operarmi, vai che si arriva al minimo 100 visual. Vamonos, estoy aquí, sium. Dai, dai, dai. Nel precedente video e adesso devo dormire che domani forse mi operano. Prima devo fare gli esami, bla bla bla. E domani forse mi operano, se no lunedì o martedì. Ciao, ci vediamo domani. In questo momento sono all'ospedale, guardate. Bella. In questo momento sono qua, aia, sono qua con il gesso, l'operazione è andata bene, fine. Questo. Mi sono dimenticato di farvi vedere dopo l'opera. Ah no, ve l'ho fatto vedere. Buh. Beh, mi sono ritirato a casa, mi sono fatto la doccia, ho visto la mia ragazza. Fine. Questo è il gesso. E mo sto aspettando alle 23 per addormentarmi. Ciao, nulla. Questa era l'operazione. Nei prossimi giorni vi dirò come sta andando. E nulla. Ciao. Allora, salve, sono io. Praticamente vi parlo perché. Allora, mi sono operato, come vedrete dai. E questo è il nuovo gesso, diciamo, più che altro una garza non mastica, come si chiama, usata all'incirca quasi 2 settimane. Questo venerdì faccio 2 settimane dall'operazione. Per il momento va tutto bene, ho scoperto come il dito, vi farò vedere come il dito, non un'immagine vera e propria perché sennò mi blocca il canale. Vi farò vedere come cazzo è e vi dico che non è un bel aspetto. Vi farò vedere un esempio di com'è. Non vi faccio vedere veramente vero e proprio di com'è perché, come ho detto, mi bloccherebbero il canale. 2 settimane dalla mia operazione, va quasi tutto bene. Ho scoperto che ho delle vite all'interno del braccio, sì, del braccio, del dito, del pollice, perché il pollice è proprio polipe, quindi non posso né scrivere, non nulla. Quindi, ecco qua. Detto questo, comunque. Adesso sto ritornando a casa, vi racconterò la mia esperienza. Con questo gesso la mia esperienza è stata proprio drammatica. Ero sotto i ferri e praticamente mi stavano a, come dire, mi stavano a prendere il dito e operare. Com'è successo questo? Mi stavo allenando e praticamente mentre ti alleni stavo facendo jiu-jitsu, arti marziali, dai, e praticamente mi cade addosso quello che stava praticando la tecnica su di me, che in realtà non era una rottura del dito per una frattura, ma una distorsione, secondo il maestro e mia madre. Ma io lo sapevo che non era una frattura, era qualcosa di molto serio, almeno una rottura del dito, ma non pensavo così tanto serio. E l'ospedale non mi accettano perché l'ospedale del mio paese fa veramente cagare, per non dire fa proprio una merda. E quindi dopo 3 ore di attesa me ne vado, dormo, cioè mi lavo, mi vesto, dormo e dopo mi vesto e vado il giorno dopo proprio posso dirlo, a farmi una radiografia da un privato, da un'azienda privata, cioè, un'azienda come cazzo si chiama. E praticamente lì succede che ci danno le radiografie, me le effettuano, eccetera. Mi dice nel suo documento, guarda, è una lieve frattura del dito, diciamo del dito, dell'osso del dito, nulla. E sotto c'è scritto, parlarne con un ortopedico, lo chiamiamo e mi dà appuntamento. Vado da lui, aspetto un'oretta che mi riceve, no, un'oretta, forse mezz'ora, vabbè, aspetto che mi riceve, mi fa tutto, vede, mi fa una visita al pollice, se riesco a muovere, eccetera, eccetera, vede le radiografie, le vede e lui, secondo lui, non secondo lui, è la verità,
come dire, è tutto il legamento, è una piccola parte del legamento. Il giorno dopo, il venerdì 11 marzo, mi fa il pre-ricovero, mi fanno tutte le analisi, altre radiografie, eccetera eccetera. Arriva l'ora dell'operazione, erano più o meno le 12:30. Entro nella sala dell'operazione, mi fanno l'anestesia, madonna che dolore atroce, perché l'anestesia sul braccio, quindi mi hanno fatto una puntura così di anestesia e mi immobilizzano tutto il braccio, non sento un cazzo sul braccio, fino più o meno alle 19:30. E vabbè, succede che in pratica, come dire, lui, cioè i medici, non lui, loro mi fanno delle varie punture per prendere i capillari e me la fanno nell'ascella, mi con un ago di 12 cm, 10 era così, quindi dolore, insomma, madonna che male. Vabbè, mi attaccano alla flebo, iniziano l'operazione, mi fanno un separé per non vedere l'operazione e nulla, è praticamente non la vedo, mi aprono il dito, mi fanno quello che dovevano fare. La cosa strana è che io non sentivo, ma sentivo tipo, come dire, un brivido là sul dito, ad esempio come se ti scendesse il sangue dal dito. E vabbè, durante l'operazione, appena finita l'operazione, mi stavano facendo l'ingessatura, perché mi avevano fatto il gesso vero e proprio, questo sento che è passato. L'ultima visita l'ho fatto sabato, non so quando vedete sto video, me l'hanno fatto sabato, che era sabato di marzo, non 2 aprile, sabato marzo, l'ultimo sabato del mese di marzo. Vabbè, e praticamente mi tolgono il gesso, eccetera eccetera. Via l'operazione, va il medico, il dottore, gli dice a mia madre, guardate che era peggio di come pensassimo, ovvero era tutto il legamento e non una piccola mano. Fatta qua l'operazione, tutte queste cose, ritorno, mi mettono la flebo con l'antibiotico, poi una flebo normale, piccio, perché se ne deve andare l'anestesia, che era ancora dentro dentro il mio corpo, dentro il braccio, come per così, per che prima, che quando mi arrivava addosso, eccetera. Vabbè, ce ne andiamo da Cosenza, eccetera. Questa era una breve spiegazione di perché non stessi né facendo live, anche se questo è avvenuto il 9 marzo. Il 9 marzo, prima, allora, un iscritto mi ha chiesto perché non vai più le live su Twitch, perché non c'è gente. Cioè io con un canale del 591, mo sarà pure sceso, non faccio live da mo, non posso avere 3 spettatori a live, quindi non le faccio. Comunque i video ritorneranno, sono passati quasi 2 mesi, ah no, sono passati perché oggi è il 30 marzo, penso il 20 no, il 30 marzo, e l'ultimo video che ho pubblicato è stato il 26 gennaio, quindi sono passati ben 2 mesi e 4 giorni, quindi questo è il perché non facessi video / live. Detto questo, ve ne parlerò più avanti approfonditamente, eccetera. Questo era solo dando un esempio. Ciao!